Milano, zona Navigli, fabbricato ex Richard Ginori, è stato completamente ristrutturato e andiamo a trovare al terzo piano dell'edificio 14 lo studio di N&D's. Allora Enrico, noi ci eravamo visti al Salone Satellite di 2 anni fa e mi ricordo che avevi portato un megafono. Sì, sì, dai, sì. Raccontiamo un po' anche agli altri questo progetto che è diventato in poco tempo una piccola icona ed è molto interessante. Allora, questo è il megafono, esattamente questo tra l'altro è uno dei 15 pezzi che avevamo già pronti nel 2011. Sì. La nostra intenzione era quella di amplificare la musica degli smartphone in maniera molto, molto semplice, senza bisogno di cavi, controcavi, batterie, eccetera. Abbiamo pensato, scusa, quando siamo in ufficio noi solitamente lo mettiamo in fondo al cestino per sentire meglio sì. le conference call oppure per ascoltare la musica lo buttiamo sul fondo del cestino. Non l'avevo mai utilizzata. Vediamo di creare un cestino fatto bene. E quindi ci siamo un po' concentrati sul come poter amplificare in maniera passiva, quindi da qui lo studio della forma, e poi abbiamo deciso di unire allo studio dell'amplificazione passiva dei materiali che fossero materiali di memoria, quindi materiali antichi, materiali vecchi, materiali che rispecchiassero anche il Made in Italy. Quindi siamo andati sulla ceramica e sul legno. In questo caso la base in legno serve semplicemente per isolare il pezzo. Occupati diciamo di tutto l'ideazione, il brand, la gestione commerciale, sì. C'è semplicemente il terzista che lo realizza per voi, certo, come certo. Poi avrebbe fatto magari un'azienda, perché certo. Molte sono anche solo edizioni. Sì, sì, poi noi poi ha riscosso subito un successo abbastanza importante, di conseguenza ci siamo appoggiati appunto ad una società che ci cura tutto quello che per noi designer, dico noi designer nel senso lato creativo, sì. È una cosa un po' innaturale, ossia proprio la logistica, gli ordini, lo stoccaggio, la fatturazione, tutta questa parte qui c'è una società che ci gestisce tutte queste tipologie di logiche praticamente. Okay. E quindi noi ci occupiamo solo ed esclusivamente della qualità tecnica del prodotto, appunto accordandoci con il produttore tutti i dettagli, curando l'immagine del brand, curando le fotografie, curando il layout del sito, quindi la direzione artistica. Direzione artistica. Voi fate la direzione artistica del sì, prodotto. Sì, chiaro, chiaro, certo. E noi lo veicoliamo. Isabella, qui abbiamo, vedo un vaso ma da cui spunta un cavo per la ricarica dell'iPhone, quindi è un po' un ibrido tecnologico e analogico come lo è stato Megafon. Esatto, è un progetto che abbiamo presentato a Sony Satellite insieme al Megafon ed è appunto un prodotto in famiglia con lui. Infatti l'idea era di realizzare un progetto sempre utilizzando materiali naturali come il legno e la ceramica. Ok. E in questo caso l'idea era di avere uno svuotatasche che però potesse essere anche funzionale. E quindi l'idea era quella di avere questa sorta di piatto in cui io posso appoggiare, quindi raccogliere all'interno di un unico oggetto, raggruppare tutti i miei device tecnologici e contemporaneamente ricaricarli. Classico, perché poi io di solito la sera arrivo, appoggio, metto in ricarica il cellulare, lascio un attimo le chiavi, magari cose di questo esatto. tipo. Funziona da vuotatasche, piuttosto che avere 3-4 caricatori attaccati lì, un groviglio di fili, ho questo. E come me li nascondi i fili? E tramite questo disco, che ha un pettine, come puoi vedere qui al suo interno, sì. Ruotando questo pettine, io posso far girare tutti i cavi e nasconderli. Ok. Sollevandolo. Ecco qua. Ah, posso okay. vedere quindi i cavi. Abbiamo le singole prese USB poste in queste zone. Esatto. Quindi io posso staccare la spina USB, quindi quando lo voglio collegare il mio cellulare lo collego lì. Poi posso naturalmente io lo posso lasciare lì tranquillamente, posso lasciarlo così. Esatto. E questo è il suo coperchio che va a nascondere poi tutte le varie prese. Quello che dicevamo della rotazione è perché nel momento in cui io sostanzialmente lo tengo lungo, ecco come in questo caso se io voglio e giro piano,
diciamo adesso. Sì, questo adesso è un prototipo. È il prototipo che è un po' leggero, esatto. Dopo in ceramica sicuramente. Esatto, col peso. Però con la rotazione è come se mi facesse un avvolgimento, diciamo, proprio come una bobina elettrica, diciamo. Esatto, no? È lo stesso principio.